Buonasera, benvenuti. Questa è la 25esima ora, lo spazio notturno della 7 dedicato al cinema e al cortometraggio italiano indipendente. Siamo in compagnia di Davide Manuli per la terza serata consecutiva, infatti è proprio a lui che stiamo dedicando un'intera settimana dal lunedì al venerdì a tutti i suoi lavori. Abbiamo cominciato con i suoi lavori girati all'inizio degli anni 90. Davide ha avuto una vita errabonda, si è andato in giro per il mondo per un sacco di tempo. Ieri abbiamo visto il suo primo lungometraggio, lo consideriamo uno dei talenti più visionari, immaginifici, originali del nostro cinema italiano, e quindi siamo molto contenti di averlo qui anche questa sera. Questa sera ci andiamo a vedere il tuo backstage, che è intitolato Contromano e non è altro che il backstage di un film di Peter Del Monte, e cioè Controvento, che ha diretto nel 2000, se non mi sbaglio. Sì, questo qui è, diciamo che è una specie di documentario backstage, non è proprio un backstage, per backstage qua in Italia si intende una durata più corta, questo okay. Qua è quasi un documentario. Ok. Ma uno spirito libero come te, cioè da queste sere in cui abbiamo chiacchierato, viene fuori comunque anche la tua vena totalmente anarchica. Come hai deciso di metterti lì e dire no, ma io giro questo backstage piuttosto che questo documentario? Com'è andata, Davide? Ma è andata che Peter Del Monte è un mio caro amico, il quale stimo molto la persona e il lavoro. Ok. Gli attori sono pronti alle 10:30. Ecco, quindi io posso provare quelli. Quindi nel frattempo dalle 10:30 alle 11 puoi provare. Oh. Se che avesse nessuno, se bisogna di sì, perché qua c'è il tuo. No. Poi finito l'esterno si fa l'interno e se la luce è un po' abbassa tu vai più dal cuore. Sì. Certo. 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 Anche tu. Dopodiché 6:30 dice bisogna un'ora per girare un campo, 7:30. Poi? Ah, perché poi alle 21 domani. Sì. Cerchiamo di cambiare rosso. Una domanda, se piovesse per la prima, cos'era, 28? La 48. Penso fatti meno. Vediamo un po' più. Va bene. Va bene? Invece, ok, adesso questo abbiamo finito. Allora, se piovesse, attenzione, se piovesse, portiamo sul posto la pappa. Sì. Perché la Nina sta in macchina. Di notte, sì, per la scena di notte. Sì, tanto è giusto. Sì. No, scusa, ti dico, tanto non c'è. No, portiamo la scena dei primi. Portiamo la scena tutta la ragazza. Più di tre turni. Auto ragazzo. Però guarda che per lì non lo posso fare subito. No, non c'è la Peugeot. Qual è la ragazza? La Peugeot? Io dico. Abbiamo su porti? No, una rossa a quattro porte, un po' piccolo. Tutte rosse stamattina? Tre macchine rosse che ho usato fino adesso. Bordeaux? Ragazzi, tre macchine rosse che ho usato. Eh no, vi dico. L'abito era prevista, quella del video era prevista. Usiamo l'audio. Usiamo l'audio. Possiamo usare l'audio? L'Audi bianca per la ragazza? Che non abbiamo usato oggi, sì. Audi, è abbastanza... C'era Enrico che è un ragazzo. Enrico c'è la vita, è qua. Domani è qua. Usiamo l'Audi per la ragazza. Se no ci abbiamo le solite nostre due, però. Quali sono le due? La Multipla e... La Multipla e la quella grossa. Le grosse? Sì. Come va? Pensieroso. Sempre pranzo, lotta per tempo. Ma non era come lo volevi, pioggia? Si lotta col tempo. Dici in termini di scene... Siete in ritardo, no?